Sulla manovra trattativa ad oltranza con Bruxelles per cercare di trovare un accordo, ci sarebbe ancora da colmare una distanza di almeno 4 miliardi di euro. Il Premier Conte sta lavorando anche ad altri piani. Chiederà alla Commissione europea maggiore flessibilità per ridurre i tempi della giustizia e per attuare il piano sulla prevenzione dei rischi idrogeologici. Un modo per evitare che i relativi finanziamenti finiscano nel computo del deficit. Entro lunedì dovranno essere notificate le modifiche alla legge di bilancio, attualmente all'esame del Senato, ma i due vicepremier ribadiscono i paletti sulle misure cardine. Per Salvini quota 100 non si tocca, sulla stessa linea Di Maio che ribadisce che le misure non cambiano e assicura che la manovra vale 30-33 miliardi e consentirà di immettere risorse fresche nell'economia. Cesare Battisti deve essere arrestato, è l'ordine del Tribunale federale brasiliano. Secondo i giudici sussiste il pericolo di fuga dell'ex terrorista. Per questo la misura sarebbe immediatamente esecutiva e rappresenta il primo passo per l'estradizione. Per i media brasiliani però non si trova da molto tempo nella sua casa. Il ministro della giustizia Bonafede rimarca: noi saremo soddisfatti solo quando sarà in Italia. Strasburgo cerca di tornare alla normalità e riapre il suo mercatino natalizio dopo 48 ore di caccia all'uomo. Il 29enne che martedì sera aveva ucciso 3 persone, ne aveva ferite altre 13, è stato localizzato ed ucciso. Il ministro dell'Interno ha assicurato che il killer non faceva parte di alcuna rete e non ha avuto appoggi nella fuga. Ore d'ansia per il reporter italiano colpito durante l'attacco, le cui condizioni sono ritenute irreversibili. Cibi scaduti, topi e parassiti, è la foto scioccante delle mense scolastiche italiane. 7 sono state chiuse per gravissime condizioni igieniche, 1 su 3 presenta irregolarità. Una situazione che il ministro della Salute Giulia Grillo ha definito da film dell'orrore, dopo i controlli effettuati dai nuclei antisofisticazione dei carabinieri. Buongiorno dal telegiornale della 7. Dunque, ancora una volta in primo piano la manovra, perché prosegue la trattativa quasi ad oltranza tra Italia e vertici della Commissione europea sulla manovra italiana, una manovra che l'Italia ha proposto di limare. L'Italia sta illustrando i contenuti di questo dispositivo per far sì che da parte dell'Unione non vada avanti quella procedura di infrazione che cara costerebbe al nostro Paese. Ma oggi il Premier Conte a Bruxelles chiede flessibilità su due voci di questa manovra, di scomputarle dal deficit, quelle che riguardano le risorse per combattere i danni dal rischio idrogeologico e quelle che servono a ridurre i tempi dei processi. In un clima definito da entrambe le parti positivo, il Premier Conte e il Ministro dell'Economia Tria a Bruxelles provano a chiudere in queste ore la partita con l'Europa. Il tema Italia non è all'ordine del giorno dell'Euro Summit, ma è chiaramente, assieme alla Brexit, il tema in cima alla lista. Per la prima volta dopo un lungo braccio di ferro, la Commissione Europea sembra considerare possibile un accordo con Roma. Lo sforzo dell'Italia è apprezzabile e consistente, ha dichiarato infatti ieri il Commissario agli Affari Economici Moscovici, subito dopo il faccia a faccia con Tria, anche se, ha aggiunto l'uomo dei conti di Bruxelles, manca ancora qualche passo. La nuova manovra presentata mercoledì alla Commissione, con il deficit non più al 2,4 ma ridotto al 2,04% del PIL, è quasi in linea con le richieste di Bruxelles. Ora il punto è però un altro e riguarda lo sforamento del deficit strutturale del nostro Paese. Secondo le raccomandazioni della Commissione, la manovra 2019 avrebbe dovuto garantire un miglioramento almeno dello 0,6% rispetto al 2018 e invece questo miglioramento non c'è. Questa mattina il Premier Conte ha visto Angela Merkel, la cancelliera teme un effetto contagio. Oggi tra l'altro la Bundesbank tedesca ha rivisto a ribasso le stime di crescita della Germania per l'anno in corso e anche per il prossimo. Anche Macron lavora per un accordo, seppure ridimensionato in Europa, dopo la prospettiva di un possibile sforamento del deficit PIL al 3% per concedere misure che possano calmare la protesta dei gilet gialli. Insomma, i capi di Stato
Stato e di governo riuniti a Bruxelles non vogliono una procedura di infrazione che indebolirebbe tutti. Tria sta lavorando sui numeri, su coperture e tagli credibili per raggiungere un accordo. Un compromesso entro domenica servirebbe all'Italia per far votare in tempo il Senato e alla Commissione per chiudere la partita mercoledì prossimo, quando ci sarà l'ultima riunione dell'anno, passaggio fondamentale per scongiurare il timbro definitivo dell'Ecofin alla procedura a gennaio. Conte, tra l'altro, sta lavorando anche alla presentazione, sempre alla Commissione europea, del piano nazionale per la sicurezza del territorio e del piano per la riduzione dei tempi della giustizia, per il cui finanziamento chiederà alla Commissione altra flessibilità, in modo che i relativi finanziamenti non finiscano nel computo del deficit. Intanto i due leader dei partiti di maggioranza, pur ribadendo piena fiducia e pieno mandato al Premier Conte per quella che avete visto è la trattativa che sta tenendo con i vertici della Commissione, ribadiscono ancora una volta anche oggi che le misure cardine di questa manovra non verranno toccate, non verranno cambiate. Salvini ha ribadito quota 100 non si tocca, Luigi Di Maio ha parlato di una manovra che vale circa 33 miliardi, con stime che erano state fatte in eccesso, perché dalle relazioni tecniche emergerebbe che questi provvedimenti costerebbero meno del previsto e per questo possono rimanere in piedi integralmente. Sicuramente, dice Di Maio, alcune risorse, più di quanto si pensasse, possono essere reperite dal taglio delle pensioni d'oro. Sono ore di tensione per i due alleati di maggioranza alle prese con i numeri per far quadrare i conti con l'Unione Europea. Entro lunedì, infatti, le modifiche alla legge di bilancio dovranno essere scritte nero su bianco e i due vicepremier stanno cercando di limare ogni voce per trovare i soldi che ancora mancano all'appello. Una cosa però è certa, sia Salvini che Di Maio non hanno alcuna intenzione di cedere ulteriormente ai diktat di Bruxelles, anche perché sono convinti di essersi già spinti oltre ogni previsione nell'accettare il 2,04% di deficit proposto dal Premier Conte. Investimenti e platee delle misure non saranno rivisti, ripete Luigi Di Maio. Le risorse che mancano arriveranno dal taglio delle pensioni d'oro, dalle dismissioni immobiliari e dalle modifiche già previste su quota 100 e reddito di cittadinanza, che alla luce dei nuovi calcoli fatti dai tecnici costeranno meno del previsto perché slitteranno di qualche mese. Il vice premier 5 Stelle, in un forum al Fatto Quotidiano, nega anche che il governo sia stato costretto a fare un passo indietro sullo sforamento del deficit dal 2,4 al 2,04%. Se fossimo partiti dal 2, ora nella trattativa con Bruxelles saremmo all'1,5%, rivendica il leader pentastellato, confermando che l'esecutivo è assolutamente intenzionato ad evitare la procedura di infrazione senza tradire le promesse fatte. Anche Matteo Salvini non ha alcuna intenzione di cedere ulteriormente. Quota 100 non si tocca, ribadisce il leader della Lega, convinto di aver già fatto molto per recuperare i soldi dalla sua proposta sulle pensioni rispetto a quanto ha fatto Di Maio con reddito di cittadinanza. Per mettere in sicurezza l'intesa con Bruxelles, dunque, bisognerà rinunciare alle ultime promesse fatte. Vedi tagli agli imprenditori, il saldo e stralcio delle cartelle esattoriali chiesto dalla Lega e gli incentivi alle auto elettriche, anche se Di Maio oggi conferma l'ecobonus e annuncia che non ci saranno nuove tasse sull'auto per le famiglie italiane. Manovra a parte, i motivi di scontro fra i due alleati non mancano, dalle infrastrutture alle trattative con gli imprenditori fino alle pressioni di Berlusconi su Salvini che rischiano di minare l'alleanza. L'azione del governo si fonda sul contratto, chiarisce Di Maio. Sul resto, noi e la Lega siamo lealmente in competizione. In campagna elettorale saremo gli uni contro gli altri. Leggiamo adesso una dichiarazione arrivata ora del presidente dell'INPS, Tito Boeri, a proposito di quota 100 sulle pensioni. Mi auguro, dice Boeri, quale che sia la scelta del governo, che sia improntata alla massima trasparenza verso i cittadini, dicendo esattamente quali sono le condizioni, perché Boeri ha anche aggiunto, relativamente al sistema delle finestre, si dicono delle mezze verità. E allora proviamo a capire i numeri, perché se cambia il saldo finale, come possono essere adattati i provvedimenti? Un taglio alle spese tra i 7 e gli 8 miliardi, a tanto ammonterebbe la rettifica alla legge di bilancio indispensabile per far calare il rapporto deficit-PIL dal 2,4 iniziale al 2,04% proposto dal Premier Conte alla Commissione europea.
fino alla versione definitiva il condizionale è d'obbligo, ma per spuntare l'accordo con Bruxelles altri margini di manovra non ci sono, come del resto è impraticabile una revisione che non vada a ritoccare in modo sostanzioso i due capitoli cardine della finanziaria. Per l'uscita dalla Fornero a quota 100 e il reddito di cittadinanza erano stati previsti nelle prime bozze della legge circa 16 miliardi in totale. Il provvedimento bandiera dei 5 Stelle andrebbe quindi sfrondato adesso di almeno 1,5 miliardi. Ferme restando invece le date di avvio della quota 100 e gli importi delle prestazioni pensionistiche, i fondi per il capitolo cavallo di battaglia della Lega dovrebbero diminuire dai 6 miliardi e 700 milioni a 4 miliardi e mezzo circa. Ma i risparmi arriverebbero anche dall'applicazione delle varie norme incrociate, il divieto del cumulo pensione-lavoro per il reddito oltre i 5.000 euro, l'attivazione delle quattro finestre trimestrali per l'uscita dal lavoro nel settore privato, la finestra solo a luglio per gli statali e il pagamento differito del trattamento di fine rapporto con la liquidazione permetterebbero di scendere dai 430.000 pensionamenti anticipati a 300.000. Un'altra fetta sostanziosa di fondi recuperabili arriverebbe poi da altri interventi, la revisione di spesa rafforzata ed estesa anche al capitolo farmaceutico, il piano di dismissioni immobiliari velocizzato con norme più chiare, il prolungamento del blocco dell'indicizzazione delle pensioni sopra i 1.500 euro che doveva finire nel 2019 varrebbero sommati intorno ai 4 miliardi di euro. Il vice premier Di Maio assicura in ogni caso che aumenterà il recupero di risorse dal taglio delle pensioni d'oro, non ci saranno tasse sulle auto delle famiglie, mentre arriverà un eco bonus per quelle che inquinano meno. Vediamo adesso il dibattito politico in queste ore con le opposizioni che attaccano, ma soprattutto si registra lo scontento della base dei due partiti di governo, soprattutto del Movimento 5 Stelle, per quello che viene definita una marcia indietro. La marcia indietro del governo non piace alla base di Lega e 5 Stelle. La contestazione si scatena sui social e sotto accusa c'è la famosa serata del balcone, quando Di Maio annunciò insieme a Bonafede, Toninelli, Grillo e altri ministri la manovra al 2,4%. Una cifra sembrava inattaccabile, mentre adesso la retromarcia preoccupa e preoccupa non solo i 5 Stelle, ma anche ambienti della Lega per l'immagine dell'Italia perdente in Europa. Vedremo, la partita non è ancora finita, dice il braccio destro di Salvini, Giancarlo Giorgetti, per quel passaggio dal 2,4 al 2,04%. Ma la paura vera è quella di ulteriori strappi. Lo scenario peggiore per il governo lo disegna Renato Brunetta, responsabile economico di Forza Italia, che prova ad anticipare le mosse dell'Unione Europea. E azzarda una cifra, 1,9%. È su quella cifra che si troverà una soluzione di compromesso, anche perché, aggiunge Brunetta, si tratta della cifra inizialmente proposta dal ministro Tria. Che sia quello il livello della mediazione oppure no, queste sono le ore dell'attacco che arriva dalle opposizioni. Dal PD Graziano Del Rio chiede a Conte di riferire sulla trattativa in corso, mentre dai Fratelli d'Italia Giorgia Meloni definisce quello giallo-verde un governo che si arrende ai burocrati di Bruxelles. E proprio adesso sull'argomento c'è anche una dichiarazione di Maurizio Martina, candidato alla segreteria del Partito Democratico, che ribadisce non ci sono possibilità per un dialogo con i 5 Stelle perché noi andremo a dialogare con quegli elettori che il 4 marzo hanno votato per i 5 Stelle e che adesso si sentono arrabbiati, disillusi, non capiscono perché quel movimento si è consegnato all'egemonia di Salvini. C'è una notizia che riguarda Consip. Perché la Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per 7 persone nell'ambito appunto dell'inchiesta Consip, tra loro ci sono l'ex ministro dello sport Luca Lotti e l'ex comandante generale dell'arma Tullio Del Sette. Riallacciamo il filo con l'economia perché vi diamo dei dati che arrivano direttamente dall'Istat che ci dicono che è in calo il fatturato dell'industria secondo le rilevazioni. Ad ottobre la diminuzione rispetto al mese di settembre è stata dello 0,5%. In lieve diminuzione anche gli ordinativi dello 0,3%, a risentire di meno del calo il settore manufatturiero che segna un più 15,5%. Pesante invece la flessione di settori come quello dell'auto, ad esempio, scesa dell'8,6%, flessione complessiva si registra sia sul mercato interno che su quello estero.
Adesso andiamo a parlare dello stallo che tocca da vicino l'Europa, che è quello sulla vicenda della Brexit, alla quale si lavora dopo le difficoltà palesemente annunciate anche a livello comunitario da Theresa May. Si lavora a tutti gli scenari possibili, compreso quel no deal, ovvero un'uscita della Gran Bretagna, del Regno Unito dall'Europa senza nessun accordo. Mercoledì prossimo la Commissione europea pubblicherà le linee guida per affrontare una Brexit senza accordo. Lo ha annunciato Jean-Claude Juncker ed è il segnale più chiaro finora del pessimismo che circola a Bruxelles. Pessimismo ribadito stamattina dal premier belga Charles Michel. I segnali che abbiamo ricevuto finora non sono particolarmente rassicuranti, ha detto, sulla capacità in Gran Bretagna di poter onorare gli impegni presi. Quindi staremo attenti a lavorare su tutte le ipotesi, compreso il no deal, cioè un'uscita del Regno Unito dalla UE il prossimo 29 marzo, senza che siano stati stabiliti i principi di una nuova relazione con Bruxelles. Theresa May torna dunque a Londra a mani quasi vuote. Avrebbe voluto un impegno scritto e legalmente vincolante sul backstop, il meccanismo escogitato per evitare il ritorno di un confine vero e proprio tra le due Irlande, nel caso i negoziati non riuscissero a dare una soluzione concreta al problema. Voleva una data di scadenza, da sventolare davanti agli scettici innanzitutto del suo partito, quelli che l'hanno costretta a stoppare il voto a Westminster sull'accordo già raggiunto con l'UE perché l'avrebbe perso, gli stessi che in ben 117 hanno votato contro di lei nel voto di sfiducia all'interno del Partito Conservatore. La May aveva promesso che avrebbe strappato qualcosa in più a Bruxelles. Non l'ha ottenuto perché l'Unione si è schierata compatta a fianco dell'Irlanda. Le concessioni al massimo riguardano sfumature di linguaggio, ulteriori precisazioni sul fatto che anche l'Unione considera il backstop non un traguardo, ma semplicemente un'assicurazione nel caso le trattative sulla relazione futura non raggiungano i risultati sperati. Molte voci si sono levate disposte a dire che c'è sempre possibilità di nuovi colloqui, forse anche di un nuovo vertice, ma il clima della cena, raccontano i ben informati, non è stato dei migliori per la premier britannica. Nella sua conferenza stampa addirittura Juncker ha detto chiaro e tondo che le proposte britanniche erano state alquanto confuse e che sarebbe necessario innanzitutto che Londra chiarisse bene con se stessa che cosa vuole dalla Brexit. Niente di strano quindi che le telecamere stamattina abbiano colto nella sala del Consiglio uno scambio di opinioni serrato tra la May e lo stesso Juncker. Altro argomento di primo piano di questa giornata, la decisione di un giudice federale brasiliano che ha chiesto l'arresto immediato per Cesare Battisti, perché nei confronti dell'ex terrorista dei pacchi, proletari armati per il comunismo, su cui in Italia pende la condanna per ergastolo, c'è il pericolo di fuga imminente. Secondo fonti brasiliane, tra l'altro, Battisti non si vede più a Cananeia da novembre, il luogo dove abita. Cesare Battisti deve essere estradato, lo ha deciso il Tribunale Supremo Federale Brasiliano, secondo il quale esiste un forte pericolo di fuga in vista di un'eventuale estradizione. Secondo i suoi vicini di casa a Cananeia, località nello stato di San Paolo, l'ex terrorista dei PAC, proletari armati per il comunismo, non frequenterebbe più la sua abitazione da novembre scorso, guarda caso in concomitanza con l'elezione alla presidenza di Jair Bolsonaro del 28 ottobre. Secondo altre fonti, però, l'italiano sarebbe comunque tenuto sotto controllo dalle forze di sicurezza brasiliane nei suoi spostamenti, proprio per evitare una possibile uscita dal paese, mossa tentata da Battisti già l'ottobre scorso, quando venne arrestato a Corumbá, nello stato di Mato Grosso del Sud, mentre, secondo l'accusa, tentava di attraversare il confine boliviano. Bolsonaro non ha mai fatto mistero di voler estradare Battisti. Un piccolo legale all'Italia aveva detto sia l'allora candidato che il figlio lo stesso giorno della vittoria alle presidenziali. Proprio ieri il neo capo dello Stato, che entrerà in carica il 1 gennaio prossimo, ha convocato l'ambasciatore italiano confermando la volontà di rimandare Battisti in Italia, dove lo attende una condanna all'ergastolo con sentenza passata in giudicato per 4 omicidi, 2 commessi materialmente e 2 in concorso. La decisione del Tribunale Supremo Federale è arrivata con un voto collegiale. In passato, infatti, nel complesso iter legale della vicenda Battisti, il giudice Luis Fux aveva dato pareri contrastanti, fermando nello scorso ottobre l'iter di estradizione, mentre nel 2010
2010 aveva dato via libera alla consegna all'Italia, lasciando però l'ultima parola all'allora presidente Lula da Silva. Lula concesse all'italiano la residenza permanente in Brasile nelle ultime ore del suo mandato. Nella sessione plenaria di ieri i magistrati hanno raggiunto una duplice conclusione. Oltre che ordinare l'arresto immediato di Battisti, hanno stabilito il diritto del neopresidente Bolsonaro di modificare una decisione presa dal suo predecessore, dunque di poter estradare Battisti nonostante la residenza e la presenza del figlio nato proprio in Brasile. Ora il legale di Battisti, che si è detto sconcertato di aver dovuto apprendere la novità dalla stampa, dovrà presentare un ricorso, questa volta con il suo assistito non più a piede libero ma probabilmente dietro le sbarre. Saremo soddisfatti solo quando Battisti sarà estradato in Italia. Questo è il commento del nostro ministro della giustizia Alfonso Bonafede. Andiamo adesso a Strasburgo, dove oggi ha riaperto il mercatino che è stato teatro della strage, di quell'attacco terroristico che è costato la vita a 3 persone, ha ferito gravemente, molto gravemente, altre 13 persone, tra cui quel nostro connazionale, le cui condizioni cliniche sono in queste ore davvero disperate. Sheriff Cekat, l'assalitore, il ragazzo di origine maghrebina, ieri sera è stato individuato ed ucciso dalla polizia. Nel suo quartiere era, non faceva parte di nessuna rete terroristica, secondo gli inquirenti. È stato lui ad aprire il fuoco nei confronti degli agenti che lo hanno ammazzato. Grazie alle forze dell'ordine. Con questa frase mostrata alle telecamere, uno dei numerosi venditori del mercatino di Natale di Strasburgo, riaperto stamani alle 11, ha ringraziato poliziotti, gendarmi e militari dell'esercito francese per aver scovato ed ucciso Sheriff Cekat. Dopo 48 ore di caccia all'uomo, infatti, il 29enne che martedì sera aveva ucciso 3 persone e ne aveva ferite altre 13, 3 delle quali in condizioni disperate, è stato localizzato in Rue Lazaret, proprio nel quartiere di Neudorf, dove si era fatto lasciare da un tassista. L'ho fatto per vendicare la morte dei fratelli in Siria, aveva detto all'autista, risparmiato solo forse perché si era presentato come un buon musulmano. Ferito ad un braccio dagli agenti subito dopo la strage, nascosto in un deposito e braccato dagli uomini delle forze speciali, Sheriff è stato freddato nel quartiere in cui era cresciuto, a poche centinaia di metri dal mercatino di Natale, da una pattuglia della polizia locale che lo aveva riconosciuto e contro cui aveva sparato per primo alcuni colpi di pistola. Anche i passanti dietro le transenne hanno applaudito ai poliziotti impegnati nel blitz decisivo. In visita tra le riaperte bancarelle di legno natalizie, il ministro dell'Interno, Christophe Castaner, ha annunciato il potenziamento del dispositivo di sicurezza, motivando la decisione con la volontà di non cedere alla paura. Cekat ha assicurato non faceva parte di alcuna rete e non ha avuto appoggi nella fuga dopo l'attacco. Dopo indiscrezioni su ricerche in corso in Germania e in Svizzera, alla fine l'assassino è stato ucciso a soli 3 chilometri dalla cattedrale del mercatino di Strasburgo. In nottata, in Algeria, è stato arrestato Sami Cerat, fratello di Sheriff. All'atmosfera di sollievo che si respira oggi a Strasburgo, però, si contrappone il dolore per i feriti che lottano per la vita. Uno di loro è il 28enne cronista italiano Antonio Megalizzi, che pur definito dai medici in condizioni irreversibili, nel pomeriggio, secondo il padre di Luana, la fidanzata, sarà sottoposto ad una visita specialistica. Anche i neurochirurghi dell'ospedale Molinette di Torino si sono messi a disposizione per una consulenza sulla valutazione del quadro clinico. Torniamo in Italia, adesso andiamo ad Ancona, dove le risultanze dell'inchiesta sulla tragedia della discoteca di Corinaldo si intrecciano con quello che è il dolore delle familiari delle vittime in quelle che sono le ore dei funerali tra Senigallia e i paesi limitrofi. Video, immagini, testimonianze. Ci sono anche filmati come questo tra i materiali portati dai ragazzi presenti la sera della tragedia alla Lanterna Azzurra agli investigatori. Decine di giovani assiepati nella sala principale della discoteca che ballano e cantano spensierati poco prima che si scatenasse il panico. Materiale che gli inquirenti stanno esaminando in queste ore per accertare il numero dei presenti e capire se ci siano immagini che documentino cosa ha scatenato il fuggi-fuggi generale e che ha causato 6 morti e oltre 100 feriti. Per ora, con l'ipotesi di reato di omicidio preterintenzionale e lesioni dolose e colpose c'è un solo indagato, un giovane di 17 anni che però ha detto agli inquirenti di non essere stato quella sera nel club di Corinaldo, un alibi sulla quale lavorano i magistrati in cerca di riscontri. Dalle ultime evidenze emergerebbe che il locale non fosse assicurato, cosa che potrebbe mettere a serio rischio i risarcimenti per i parenti delle vittime e per i feriti. Anche per questo le associazioni nate subito dopo la strage cercano di risalire ad eventuali responsabilità oltre a quelle dei gestori e dei proprietari del locale indagati per concorso in omicidio colposo aggravato. Ci siamo posti anche il problema per vedere se quella maledetta rampa che doveva essere una uscita di sicurezza in realtà è stata una trappola mortale
abbia avuto tutte le caratteristiche funzionali per essere considerata una scelta di sicurezza a tutti gli effetti. Ma anche capire quello che è stato il rapporto tra l'organizzazione della serata con il management di Sfera, per capire se c'era consapevolezza da parte del management di Sfera che quel locale non poteva tenere soltanto 490 persone, ma bensì molte di più. Mentre l'inchiesta va avanti, arrivano buone notizie degli ospedali riuniti di Ancona, dove sono ancora ricoverati 6 giovani, solo 2 sono ancora in terapia intensiva. Per loro la prognosi resta riservata, ma dovrebbero essere presto trasferiti in un altro reparto. Non lontano da qui, a Senigallia, ieri si sono tenuti i funerali di Emma Fabini, 14 anni. Oggi, tra Senigallia, Marotta, Frontone e Fano, si terranno invece le esequie degli altri 4 adolescenti morti nella notte tra venerdì e sabato scorsi. Domani mattina invece nella cattedrale di Senigallia ci saranno i funerali di Eleonora Girolimini, 39 anni, uno dei pochi adulti presenti quella sera alla Lanterna Azzurra. Andiamo a Lodi, dove c'è stata una svolta nella vicenda dei figli di stranieri, ricorderete, esclusi dal nuovo regolamento comunale, dall'accesso a ad alcuni servizi, tra cui la mensa. Bene, il Tribunale ha sconfessato la linea della sindaca ed ha condannato il Comune perché il suo gesto, il suo regolamento nuovo, discriminava appunto i figli di stranieri. Torna il sereno nella scuola elementare di Lodi proprio prima di Natale. Le famiglie e i rappresentanti delle associazioni che avevano presentato ricorso contro il Comune hanno festeggiato così ieri sera all'ora di cena la sentenza del Tribunale Civile di Milano, che ha riconosciuto discriminatoria la presa di posizione dell'amministrazione sul caso Mense e ha imposto alla sindaca della Lega di rivedere con effetto immediato la sua delibera, che a settembre aveva escluso dai servizi scolastici agevolati i figli di circa 200 famiglie di stranieri perché impossibilitati a dimostrare lo stato di bisogno. Una vittoria delle associazioni che si erano battute contro quel regolamento, che richiedeva documenti difficili da recuperare nei paesi di origine e che sono sempre state al fianco di questi nuclei familiari, raccogliendo anche circa 160.000 euro, 3.000 ai donatori, per garantire i pasti ai bimbi. Il fondo basta fino alla fine delle festività natalizie, ma ora la svolta. Ieri sera, dopo il verdetto del Tribunale, un gruppo di rappresentanti delle famiglie ha fatto irruzione durante una seduta in Consiglio Comunale, chiedendo le scuse di Palazzo Broletto invece. In questa occasione è stato chiesto dai consiglieri di minoranza, di opposizione, all'assessore alle politiche sociali, Suellen Belloni, di tornare indietro e quindi di chiedere scusa alla città. Purtroppo l'assessore ha risposto che lei le scuse non le chiederà mai. Io penso che sia un'occasione persa, perché Lodi non si merita una risposta di questo genere. I bambini stranieri devono avere le stesse opportunità di quelli italiani, ha sottolineato il Tribunale. Questa mattina in municipio la sindaca, che ha appena avuto un figlio, non c'è. Sul caso nessuno vorrei rilasciare dichiarazioni. La sua portavoce dice che il Comune nei prossimi giorni valuterà il caso con i legali e anche la possibilità di tornare indietro rispetto alla delibera così dura. Nella vita bisogna ammettere quando uno sbaglia, e loro fin dal principio, tra sindaco, vice sindaco e tutta la commissione, quella che ha inventato questo regolamento, loro sapevano che era sbagliate. Le famiglie discriminate non chiedono di essere mantenute, ma di pagare quello che gli spetta, secondo il loro reddito. Ecco, a proposito di mense scolastiche, c'è un bilancio, quello che emerge dai controlli effettuati in tutta Italia nelle mense scolastiche dai carabinieri del NAS, che porta il ministro della Salute Giulia Grillo a dire come un film dell'orrore. Per quelle che sono le condizioni igieniche sanitarie, per i cibi scaduti che sono stati trovati, addirittura qualche volta, addirittura topi. Un film dell'orrore, la reazione senza mezzi termini del ministro della Salute Giulia Grillo. Una mensa scolastica su 3 presenta delle irregolarità. Su 224 mense controllate dai carabinieri del NAS, nucleo antisofisticazione, dall'inizio dell'anno scolastico ben 81 non rispettavano la legge. 7 scuole sono state chiuse per la grave situazione igienico-sanitaria, sequestrate 2 tonnellate di alimenti e inflitte sanzioni per 576.000 euro. Formaggi, frutta e verdura, ma anche carne e pesce privi di indicazioni
informazioni di tracciabilità e provenienza, spesso conservati in ambienti inadeguati. Come madre e come ministro mi indigna pensare che sulle tavole dei nostri figli a scuola possano finire escrementi, muffe o alimenti di dubbia origine, ha detto la Grillo. I casi più gravi nella capitale, in un plesso composto da due materne e una media, è stata riscontrata la presenza diffusa di animali infestanti ed escrementi di roditori nelle aree dedicate alla somministrazione dei pasti. A Livorno è stato sanzionato il legale rappresentante di un centro di cottura per la preparazione dei pasti per aver mantenuto il deposito di alimenti e il magazzino destinato allo stoccaggio di utensili e stoviglie in carenti condizioni igienico-strutturali. La maggioranza delle violazioni rilevate sono comunque di tipo amministrativo: mancata applicazione dei sistemi di controllo e prevenzione dei rischi, carenze igieniche nelle aree adibite, irregolarità sulle etichettature e sulla tracciabilità degli alimenti. I reati penali commessi sono la frode e le inadempienze delle pubbliche forniture dovute al mancato rispetto degli obblighi contrattuali assunti dalle aziende di catering all'atto di assegnazione delle gare di appalto. 15 persone sono state denunciate. Il Tribunale di Milano ha condannato all'ergastolo e all'isolamento diurno Alessandro Garlaschi per il feroce omicidio di Jessica Fauro, 19enne, uccisa a febbraio. Lo ricorderete, con 85 coltellate. Il cadavere della ragazza fu anche bruciato. L'uomo di 39 anni, sposato, aveva ospitato in casa sua la ragazza, che aveva vissuto buona parte della sua breve vita in una comunità. L'aveva fatto in cambio di lavori domestici, poi dopo un approccio sessuale che era stato respinto l'aveva assassinata. Noi ci fermiamo adesso per qualche istante, poi parleremo non solo di sport ma anche di Genova, perché oggi è una giornata importante e significativa, non fosse altro che ricorrono i 4 mesi dal crollo del ponte Morandi. A tra poco. Dicevamo prima della pausa, Genova, il crollo del ponte Morandi, 4 mesi fa. Autostrade ha annunciato un risarcimento da 50 milioni a disposizione appunto delle famiglie delle vittime, che rinunciano così a costituirsi parte civile al processo. Ha annunciato anche il ricorso nei confronti del decreto Genova, senza però chiedere la sospensiva dei lavori, questo per non incidere sui tempi di ricostruzione, tempi che si conosceranno meglio lunedì prossimo, quando ci sarà l'incidente probatorio. A 4 mesi esatti dal crollo del ponte Morandi emergono nuovi dettagli sulla perizia dei laboratori svizzeri. I cosiddetti trefoli, le fibre dei cavi d'acciaio contenuti nell'armatura in cemento dei tiranti del pilone 9 collassato, avevano la sezione ridotta del 50%, almeno nella metà dei casi, e talvolta del 70%. I periti della Procura di Genova oggi depositeranno la loro relazione, che secondo indiscrezioni potrebbe essere anche questa a sfavore degli indagati. Le idee su come si è crollato il ponte le avevano già chiarissime ancor prima di ricevere i risultati dalla Svizzera. Autostrade per l'Italia intanto ha cercato di giocare d'anticipo, chiudendo una serie di risarcimenti milionari per alcuni dei familiari delle vittime. 50 milioni di euro stanziati in totale da ASPI per questa vicenda. Un accordo che è stato sottoscritto da 138 persone su più di 300 parti offese. Così facendo, la quasi totalità dei familiari delle vittime resterà fuori dal processo, rinunciando a costituirsi parte civile. Un modo questo per disinnescare l'ipotesi più temuta del concessionario, il commissariamento parziale o totale, che significherebbe una ripercussione molto seria sui conti, essendo ASPI quotata in borsa. A tutela degli azionisti, Autostrade farà ricorso contro il decreto Genova, senza però richiedere la sospensiva dei lavori per non incidere sui tempi di ricostruzione del nuovo viadotto. Forse oggi il commissario sindaco Bucci comunicherà il nome di chi lo costruirà. Sui tempi e modi di demolizione bisognerà invece attendere l'incidente probatorio di lunedì prossimo. Nella ricorrenza del 4° mese del crollo, alle 11.36 in punto, un minuto di silenzio e di rintocchi di una campana tibetana, 43 come il numero delle vittime. Una commemorazione sobria rispetto ai mesi precedenti, anche qualche persona in meno. Unico rappresentante delle istituzioni, il presidente del municipio Valpolcevera, Federico Romeo. Dal ponte pedonale sopra il Polcevera, il lancio delle 43 rose nel torrente sottostante. Sferzata dalla tramontana, anche una bandiera albanese dedicata a Marius, il 22enne vittima del crollo del ponte. A portarla sono stati i suoi amici.
Noi eravamo in classe con lui, a scuola con lui, e giravamo con Marius, quindi proprio un segno, come per dire, cioè per ricordarlo un po'. Ogni volta che passo qua mi viene un freddo dentro e... Adesso la pagina sportiva con le squadre italiane impegnate nell'ultimo turno di Champions League che adesso fanno i conti con una giornata finale che le ha viste tutte sconfitte. Sono conti profondamente diversi perché se la Juventus può già pensare alla sfida di campionato, il derby di domani e contro il Torino, sicuramente scorie maggiori l'ha lasciato la sconfitta e l'eliminazione in casa Inter. Testa bassa in segno di frustrazione per un Inter che si è piantata nel Gran Premio della Montagna più atteso, quello che doveva portare ad un approdo confortevole rappresentato dagli ottavi di Champions. Invece Spalletti e i suoi si battono il petto e si pentono per un'occasione d'oro sprecata malamente. Non è però l'unica macchia della stagione in corso, che ha preso una piega negativa da quasi due mesi. Una sola vittoria contro il Frosinone nelle ultime sette partite e soprattutto lo sgretolarsi di alcune certezze nel gioco e nel rendimento dei singoli. La spia rossa è accesa e sembra ripetere il cammino del campionato scorso, quando ci fu il crollo di dicembre, con l'Inter al primo posto. Adesso il quadro è decisamente più desolante, 14 punti dalla Juventus e 6 dal Napoli. Alle spalle la nota positiva è che le concorrenti Champions viaggiano con ritmi contenuti. Bisogna cambiare passo rapidamente, l'opportunità è la sfida di domani a San Siro contro l'Udinese, ma il pensiero alla stagione passata fa venire i brividi per le coincidenze negative. Si giocava il 16 dicembre e friulani dilagando per 3-1 aprirono ufficialmente la crisi nell'azzurra. I tifosi facciano pure gli scongiuri per esorcizzare questi particolari. Spalletti invece deve presentare una formazione credibile e deve allontanare anche la scomoda sensazione di un allenatore poco abile a gestire momenti di cattiva sorte. Per lui è il periodo più critico e proprio per questo il nuovo amministratore delegato Marotta ha avuto come priorità quella di rassicurare il tecnico, garantendogli il pieno sostegno della società. Spalletti però resta sotto osservazione per il futuro, con l'ipotesi che il nuovo dirigente porti una rivoluzione tecnica. I trascorsi juventini indirizzano ad Antonio Conte, che aspetta di tornare in panchina con un progetto ambizioso come quello di Suning. Poi nell'ambiente c'è sempre la suggestione Simeone. Una fase delicata anche per la Milano rossonera, con la squadra di Gattuso che ha appena salutato l'Europa League con tanti rimpianti. E fuori dal campo questa mattina sono arrivate le decisioni dell'UEFA sulla violazione del fair play. Se il club non raggiungerà il pareggio di bilancio al 30 giugno 2021, sarà escluso dalla successiva Coppa in caso di qualificazione. La Camera giudicante ha anche deciso una sanzione di 12 milioni che verranno trattenuti dai ricavi dell'Europa League di questa stagione. Prevista anche una limitazione della rosa per i prossimi due anni. Nessun blocco di mercato. Le giornate storte capitano, ma bisogna saperle contenere. Subito dopo la sconfitta Champions contro lo Young Boys, Massimiliano Allegri ha richiamato all'ordine i bianconeri. Gli sbagli servono per evitare di ripeterli e la lezione di Berna, ininfluente sul cammino europeo, ha restituito al campionato una Juventus ferita, pronta a riversare tutta la sua rabbia nel derby di domani sera. C'è poco tempo per recuperare energie fisiche e mentali. Si giocherà a distanza di appena 72 ore dalla gara con gli svizzeri. Previsti dunque diversi cambi rispetto a mercoledì. Chiellini e Alex Sandro torneranno dal primo minuto, mentre Emre Can sostituirà lo squalificato Bentancur. In attacco, Dybala, in gol in coppa partendo dalla panchina, si riprenderà il posto da tuttocampista, alle spalle dei confermati Cristiano Ronaldo e Mandžukić. Sicuro assente Cuadrado, bloccato da un trauma al ginocchio sinistro. Sono invece da valutare le condizioni di Cancelo, alle prese con un affaticamento muscolare. La Juventus, capolista imbattuta con 14 successi e un pareggio nei 15 turni iniziali, ha perso solo due stracittadine negli ultimi 23 anni, ma il derby è sempre una gara trappola e il Torino, impegnato nella corsa all'Europa League, è forse nel suo momento migliore e la cena di Natale di qualche giorno fa ha ulteriormente compattato il gruppo. Belotti ha ripreso a segnare e per cercare l'impresa Mazzarri può contare sulla rosa al completo, riproponendo la stessa formazione dello 0-0 di domenica scorsa a San Siro col Milan. Unico ballottaggio quello tra De Silvestri e Olaina sulla fascia destra. Iago Falche ha un piccolo fastidio muscolare, ma vuole stringere i denti. Intanto non si trova più un biglietto per l'Olimpico ex comunale, cresce l'attesa e per prevenire tensioni tra le tifoserie il questore di Torino ha disposto il rafforzamento del dispositivo di ordine pubblico. La zona dello stadio e il centro cittadino saranno presidiati dalla polizia fin da domani mattina.
Allora, ci sono altre due medaglie per l'Italia ai mondiali di nuoto in vasca corta che si stanno tenendo in Cina. Marco Orsi ha vinto l'argento nei 100 misti, stabilendo anche il nuovo record italiano. Bronzo invece per la staffetta 4x50 stile libero e anche qui nuovo record italiano. Dall'acqua alla neve in questi tempi il passo è breve, pertanto vi dico che nel Super G di Coppa del Mondo in Val Gardena, vinto dal norvegese Svindal, ottimo secondo posto per Hinnerhofer con un distacco di appena 5 centesimi dal vincitore. È tutto, grazie per averci seguito, adesso la linea va a Tiziana Panella con Tagadà. Buon pomeriggio sulla 7.